che è una tenda, non un grattacielo, Adesso monta. Allora, cominciamo uno per uno quell'altro. Fate vedere l'entrata a che parte dove vuoi. L'entrata verso quale parte? Di là, girata verso il prato. Girate. Che vuol dire? Ma questa entra. Una foto di gruppo, No, vado a preparare fango insieme a Cosmo. Tu il mio pilota. Il cadavere. Arrivi in poi pulito. Non c'è coraggio, eh? Scendi. Musi! Ehi, di gruppo! Beh, scendi sugli scatoloni, scendi piano sugli scatoloni. Una però, ma forse a voi che sono l'unica cosa pulita che gli hai. Never give up.
Che mi
Io vado da niente, Senti tu, il primo che parla, non... silenzio. Poi gli si assegna un compito, lì, fermo. Voi dovete aprire il fuoco solo. Allora, e nel caso in cui proprio uno di quelli viene addosso, dei dipendenti, che erano più regnati, hai portato un po' di sale? Sì, sale, questo è un se prendiamo qualcuno per farlo parlare, come facciamo? Se io possiamo mica mettere gli ammenati. Dopo lo scoglio la parola. Sì, esce lei, io ti chiamo in piedi. Comunque, io direi che il Marco sarebbe cercarli noi a volte. Infatti. Ecco, cerchiamo una serie di sopravvivenza. Ma non è capitato di prendere la casa. Anche perché ci stanno spiando tutto intorno e quindi raggiunta la nota posizione ci divideremo nelle note squadre e effettueremo le note azioni fino all'ora nota. C'è qualcuno che ha dei dubbi? Signor no. Meno male, perché sennò vi sparavo se ci avevate dei dubbi. Mi raccomando, non vi fate male. Lì, quando siete lì, fate una strage, massacrate tutti i bellinghieri. Barbie lo riconoscete perché è vestito da Arlecchino, no? È un punto fisso. Sì, pure legname da zebra. Legname si è vestito da zebra. Dove è la strage? Dice la pulcinella. Guardate che uomini cattivi che abbiamo. No, io vorrei fare un primo piano. Però è il riccio di Barazzino. Non è duro, fa le smorfie, guardate.
Vincenzo Sbarazzino non va tanto bene, eh. D'Andrea ha già ferito nei suoi precedenti combattimenti. Invalido. Sigarette, fumatela l'ultima, perché sapete che nelle pattuglie al 90% non torneremo. Vi faccio un breve supposto operativo. Il partito arancione è sbarcato lungo il litorale di Salerno con il 132esimo reggimento di fanteria meccanizzata e sta tentando di avanzare. Il nostro compito è quello di interdire l'attività di pattugliamento. Specificatamente il nostro compito è quello di attaccare il noto deposito di fertilizzanti agricoli tipo letame che il partito arancione ha dislocato nella località di Talloni. Perché gli serve l'etame al partito arancione? Perché sono rimasti senza benzina per i carri e vanno in giro con i cavalli. I cavalli senza erba non crescono, non mangiano e quindi hanno dovuto prendere l'etame e far crescere l'erba. Abbiamo una notevole riserva di colpi. Notevole. Quando vi sarà detto potete sparare, cerchiamo di consumarli il più possibile, evitiamo poi alla fine di fare quelle scene da Zapata. Cioè, tutti alla fine che sparano, abbiamo vinto. Premesso, non vince nessuno dei due. Cioè, evitate proprio le discussioni con i cavalieri, dove abbiamo un nuovo rappresentante qui, eccolo, quello che sta riprendendo. Perché dei cavalieri Leopard? Perché tanto noi quelli cominciano, abbiamo vinto, abbiamo ammazzato, non hanno ammazzato nessuno, abbiamo le botte sempre e comunque. Lo penso anch'io. È vero? Lo penso anch'io. We'll be right back.
eroico Murato di Ferro. È quello della mobilità, il posto comando deve essere facilmente, si deve poter spostare facilmente. Ecco, noi abbiamo creato una specie di integratura compresa dai due M113. Preghiera del carrista. A te, onnipotente Iddio, Signore del cielo e della terra, noi uomini d'arme eleviamo la nostra preghiera. Gran Dio, cui obbediscono i ghibli e il sole cocente, benedici i carristi che riposano sotto la sabbia infuocata. Dio della gloria, accogli nella tua pace le spoglie di coloro che prima del mortale spasimo conobbero il tormento dell'arsura. Dio della potenza, esalta nella tua gloria il valore dei nostri caduti. Tempera i nostri cuori e rendili più forte dell'acciaio che corazza i nostri carri. Dio della pace e della bontà, benedici la nostra patria, le nostre case, i nostri carri. Benedici, o Signore. Punta! Let's
presenta... Lanci! Onori ai caduti! Thank you.
comandante dello schieramento. Battaglione! Il comandante del battaglione allievi ufficiali assume il comando dello schieramento. Banda d'ordinanza della scuola, 27 ufficiali, 12 sottufficiali, 70 allievi ufficiali del 127esimo corso, 360 militari e capicato del terzo e quarto scaglione 87. Grazie. Del 127esimo corso
e capitano dei militari di truppa del 3° e 4° scaglione 1987. Il comandante della scuola truppe corazzate chiamerà accanto a sé la bandiera che sarà testimone dell'atto solenne che gli allievi si accingono a portare. A me la bandiera! Signori, aspetti!
plotone appietava i superstiti degli equipaggi e sacrificava la propria vita guidando con successo i suoi soldati alla riconquista di un caposaldo. Bardia, Africa settentrionale, 3 gennaio 1942. Capicarlo e militari, il vostro scaglione di leva è intestato al caporale medaglia d'oro Lecis Giovanni, che nella difesa della piazzaforte di Lodz guidava i suoi uomini nell'attacco con cariche esplosive a posizioni nemiche. Più volte ferito, assolveva il compito assegnato con il sacrificio della vita. Dopo, 20 gennaio 1942. Allievi ufficiali del 120° corso, allievi capicarlo del 3° e 4° scaglione 87. L'odierna giornata vede protagonisti voi che vi accingete a prestare il giuramento di fedeltà alla patria. A questo appuntamento vi siete preparati spiritualmente e formalmente con molto impegno per svolgere, nell'interesse dell'intera comunità nazionale, un servizio meritorio che deve suscitare orgoglio in voi che lo prestate, considerazione e fiducia da parte di tutti i cittadini che sono qui degnamente rappresentati dalle autorità, dai quadri della scuola e dai vostri familiari. La scuola Truppe Corazzate concentra nel compito addestrativo tutte le sue capacità, fornendo a voi le necessarie conoscenze per essere comandanti ed istruttori. L'addestramento è il credo che a voi trasmettiamo per la garanzia di coloro che vi seguiranno. Al termine del corso che state frequentando, conseguirete un grado che vi collocherà in condizioni di responsabilità nell'ambito della gerarchia militare. Sarà responsabilità di uomini che vanno governati soprattutto con l'esempio e rispettandone la dignità. Sarà responsabilità di mezzi e materiali costosi che i cittadini ci affidano perché siano tenuti ed usati con cura scrupolosa. Siate onesti verso la nazione, ripagatela della fiducia con il vostro comportamento. Tra poco presterete giuramento di fedeltà alla patria, davanti alla bandiera della scuola, quella bandiera è di tutti gli italiani, pur nella civile molteplicità delle convinzioni. Allievi ufficiali del 127° corso, allievi capicarlo del 3° e 4° scaglione 87, consapevoli dell'impegno morale che state per assumere e dei doveri ad esso connessi, vi invito a levare alto il vostro lo giuro al termine della formula cui ora do le giura. Battaglioni, avanti! Redetta! Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservare la Costituzione e le leggi, di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del mio Stato per la difesa della patria e la salvaguardia delle libere istituzioni. Lo giurate voi? Donaci, oh Signore, la forza di custodire e difendere il bene
gioia di dare il nostro contributo per la serenità delle nostre case, per la prosperità della nostra terra, per il bene dell'Italia. Thank you.
Che con la loro presenza hanno reso più solenne l'odierna cerimonia.